dunque c'è, si conferma quel clima di sesto, ha già ripreso posto, sta... esce alla destra del portiere ospite, subito siamo offensiva con i suoi inserimenti, con il suo senso del gol, perché sempre secondo tempo. In poi lo svedese era letteralmente una macchina da guerra per quello che riguardava un problema, un infortunio. Di andare alla Lazio Primavera, di girare un po', pallone sul secondo palo, Robak di testa, più alto di tutti, pallone che esce di pochissimo, e abbiamo visto anche questo fondamentale in area Pobega, l'apertura per Robak sul limite del fuorigioco, invece non era proprio oltre, come segnalato dal primo assistente. Intanto capitano di questo Milan per Robak, uno contro uno, accelera i giri del motore, cerca e trova il fondo, la palla che però in cui gli allenatori fanno magari più valutazioni, anche se magari non arrivano i gol. È un Ferrari illuminante, allora vediamo se anche Robak può accendere la luce. Come... anche per lui è una chance questa, terzo portiere alle spalle di Maignan e di Tatarusan. Può, perché no, pensare al tiro, allarga per Robak, il travatti ancora sulla destra per Robak, la finta di traversone, si sposta il pallone per Conte. L'abbiamo detto, è una piccola iniezione di fiducia da parte dello svedese, che è sempre molto desideroso. A girano da destra a sinistra dal nostro punto di osservazione.